Sport, in collaborazione con... Dai più valore alla tua casa. Scegli Pegaso, i veri mobili artigianali veneti in legno massiccio. Una grande esposizione per arredare con mobili di qualità a prezzi imbattibili. E in più tutta la convenienza di finanziamenti personalizzati all'interno del punto vendita. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Nonostante la sconfitta della nazionale Under 20 con la Svizzera per 3-2, la città di Alessandria ha accolto con onore gli azzurrini. Il pubblico delle grandi occasioni ha colorato il Mocagatta in un tiepido pomeriggio di primavera. L'occasione è l'ultimo atto del torneo Otto Nazioni, in cui l'Italia si presentava sul campo forte del quarto posto, ma che ha dovuto soccombere contro i rossocrociati, fanalino di coda, che hanno giocato però più di un'ora in superiorità numerica. Ma al di là del risultato c'è da sottolineare l'importanza dell'evento in sé, una vetrina anche per la città, che arriva nell'ambito dei festeggiamenti per gli 850 anni della sua storia e dopo 87 anni dall'ultima presenza azzurra, quando sotto una pioggia scrosciante gli azzurri batterono la Francia del Sud per 2-0, con la presenza degli alessandrini a Valle Cattaneo di fronte ad 8.000 persone con un incasso di 80.000 lire. Anche questa volta un alessandrino è stato tra i protagonisti, Paolo Ghiglione. È una grossa responsabilità per noi comunque vestire la maglia della nazionale, ci teniamo a far bene anche per il nostro futuro, comunque siamo in Under 20, soprattutto per i ragazzi come me del 97. È una buona vetrina per mettersi in mostra e per magari puntare più in alto, per esempio l'Under 21. Ho iniziato proprio l'Andertona, che è una squadra vicino dove abito, e dopo sono andato al Milan, ho fatto 4 anni in settore giovanile là, poi ho fatto un anno a Pavia e 3 anni al Genoa, ancora adesso sono sotto contatto dal Genoa e niente, spero di continuare il mio percorso col Genoa. Una vetrina per i campioni del domani, è ciò che è stato particolarmente sottolineato anche dal commissario tecnico Federico Guidi. Siamo tutti molto impazienti per cercare di dare a questi ragazzi giovani degli strumenti che, per far sì che loro riescano ad emergere. Chiaramente io provengo dal settore giovanile, quindi avendo fatto tutte le categorie del settore giovanile so bene quali sono le problematiche. Arrivati al campionato primavera, chiaramente c'è un gap troppo ampio da salire rispetto alla Serie A o alla Serie B per questi ragazzi, e chiaramente secondo me uno step intermedio necessita per continuare a farli crescere e maturare. Sono molto soddisfatto perché tanti di loro sono riusciti ad emergere grazie alle prestazioni fatte in Under 20. Ci sono tanti ragazzi, come mi viene da citare Bonazzoli o Pessina, che nel loro club di riferimento Spal e Torino non hanno avuto grandissimo minutaggio, ma che avendoli visti giocare in Under 20 hanno fatto sì che il CT l'ha convocato in Under 21, quindi per noi questa è una grandissima vittoria. Fra il team che ha entusiasmato la città di Alessandria c'era anche un volto noto del mondo del pallone, l'ex calciatore Evaristo Beccalossi, che ha guidato la delegazione dell'Italia Under 20. Pegaso, sulla strada statale 35 bis dei Giovi, Novi Alessandria. Visita il sito pegasomobili.it. Aria, acqua, vento, freddo. Lascia fuori le intemperie e i malintenzionati. Proteggi la tua casa con gli infissi di Gollo Serramenti. Gollo Serramenti. Produzione e vendita finestre in PVC, legno, alluminio, persiane in alluminio e blindate. E per tutto il 2018 ti garantiamo un risparmio del 65%. Vuoi sapere come? 0143 88 29 13.